Dallo stadio Simonetta Lamberti siamo alla vigilia di Cavese Ravello con il tecnico Emanuele Troise. Le domande dei colleghi giornalisti da casa, partiamo da Orlando Savarese che dice: mister, domenica dopo la partita vinta a Bitonto, grandi accoglienze ai tifosi all'uscita dell'autostrada a 2 mesi dalla fine del campionato. Domani si gioca un'altra partita, l'osservazione che fa Savarese è che è fondamentale che i calciatori sappiano gestire le emozioni e che cerchino di non sentire troppo l'importanza di un match, al di là poi della classifica. Sì, è stato un bel momento. Dobbiamo sfruttare questa energia positiva che ci hanno trasferito dopo la partita, perché comunque deve essere la motivazione principale per cui noi dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo. Però sono d'accordo che poi l'eccessiva tensione, emozione può giocare brutti scherzi, ma su questo ecco ci stiamo lavorando dall'inizio, siamo abituati, non ci siamo mai nascosti e quindi credo che comunque i ragazzi siano allenati e domani cercheranno di essere equilibrati in quella che è una partita complicata, ma che giochiamo in casa e che vogliamo portare a casa. Ugo D'Amico, tuttocavese.com. Salve mister, ultima gara prima della sosta, cosa dovrà fare la Cavese per portare a casa 3 punti che sarebbero fondamentali in questo momento della stagione, anche per iniziare a delineare il rush finale, la griglia? Beh, incontriamo una squadra che probabilmente, come ha sempre fatto, non credo che si snaturerà, giocherà a viso aperto. È una squadra che comunque ci ha insegnato all'andata, dobbiamo stare attenti dal primo minuto, dovremo essere molto bravi nella fase difensiva e limitare quelle che sono le loro qualità quando avranno il pallone, perché comunque sviluppano con buone idee, buona propensione, buon numero di giocatori in fase offensiva. E poi chiaramente dovremo cercare di esaltare le nostre, che sulla falsa riga di quelle che sono state le ultime prestazioni poi hanno pagato. Matteo Monetta, cavolo notizia l'Aquilotto, le chiede: mister, domani è una di quelle gare cosiddette facili che la Cavese ha vinto con merito ma sempre soffrendo in questo campionato, con Lavello si augura di soffrire meno? Sempre mi auguro di soffrire meno, e di facile non c'è niente, questo campionato ci sta insegnando, continua a essere la conferma che tutte le gare sono molto equilibrate e molto complicate da portare a casa, quindi in tal senso credo che non c'è bisogno nemmeno di sottolinearlo, perché il percorso fatto da noi ma anche dalle altre ci insegna che si parte da uno 0-0 e per guadagnartela bisogna sudare, bisogna far bene. Luca Vitale, Cavese Supporter, dice: mister, settimana caratterizzata dall'euforia post Bitonto, un po' si rifà a quello che diceva Savarese, può essere questo un valore aggiunto mentalmente per questa squadra? Sì, deve essere un valore aggiunto, però allo stesso tempo controllato, perché poi sappiamo che le gare si devono giocare, bisogna rimanere nel rettangolo di gioco e quando sarà possibile sfruttare quell'onda di entusiasmo che in questo momento ci sta accompagnando. Ancora Vitale le chiede: con Lavello c'è da vendicare sportivamente parlando il risultato dell'andata, un 2-1 che fa stare la Cavese con i piedi ben saldi a terra, ricordare che non va sottovalutato nessuno. Sì, assolutamente sì, una partita al di là delle vendette, ci sono 3 punti in palio per noi fondamentali per il proseguo del nostro cammino. Andrea Liguri, Sport e Materia, le chiede: quale pianificazione tattica in mente a cospetto di una squadra schierata con un modulo offensivo che cercherà di fare la partita e non di difendersi ad ogni costo? Beh, ho cercato come tutte le settimane di analizzare un po' tutte le situazioni, sia per quanto riguarda le nostre caratteristiche da mettere in campo, cercando di essere pericolosi e far male all'avversario, ma allo stesso tempo di contenerli, perché ripeto, è una squadra che nel momento in cui ha il pallone osa, è audace, e quindi dovremo essere in tal senso bravi a contrastarli. Ancora Liguri le chiede: se vincesse pareggerebbe i punti fatti nel giro di andata dopo la sconfitta di Lavello, che considerazioni ha da fare al riguardo su questo aspetto numerico? Beh, è un aspetto numerico relativo, perché mancano 7 partite, a noi interessa la vittoria, interessa far 3 punti e cercando di farlo nel modo migliore, come dicevo prima, sulla falsa riga di quelle che sono state le prestazioni delle ultime 3-4 gare, accompagnando prestazione e allo stesso tempo risultato pieno. Chiudiamo con le 2 domande di Giuseppe Vitolo, serie di 24, gioco di marzo, che richiede: gara con la Vera all'andata fu una delle gare più opache di questa stagione, quali gli errori da non ricommettere? L'attenzione dal primo minuto, quella gara ci ha insegnato che poi ecco da un calcio d'inizio
le situazioni si possono complicare, dettagli sui calci piazzati, squadra che comunque bisogna limitarla in quelle che sono i loro punti forti, l'abbiamo analizzata, difficilmente si è snaturata e quindi abbiamo adesso questo ulteriore dettaglio che non è poco per cercare di fare molto molto meglio rispetto a quella che è stata la partita di andata. Chiudiamo con l'ultima considerazione, Brindisi che va a vincere a Barletta, ritiene il Barletta fuori dalla corsa promozione, quindi una corsa a tre, Cavese, Nardò e Brindisi. Ma come abbiamo sempre fatto, a me interessa poco degli altri, guardo la mia squadra, domani siamo concentrati sulla nostra prestazione, dobbiamo portare in campo fame di tre punti, entusiasmo, voglia di andarci a prendere una prestazione e tre punti sul nostro campo, poi andare avanti per il nostro percorso e mi auguro, ecco, che da domani ci saranno tre punti in più.